Dare la parola a Francesco Piluso. Grazie ancora. Bene, mi sentite abbastanza? Sono un po' non proprio a mio agio con il microfono, però ce la posso fare. Allora, questo è appunto un caso di studi su cui appunto sono focalizzato da un po' di tempo e mi sono chiesto in qualche modo come declinarlo. Nel tema del seminario, ovvero quello dell'ingegneria del senso parziale, semi-finesse. Allora, prima di partire a parlare nello specifico di questi Disney Quillens, che non so se questo termine è una frase tra due termini inglesi, non so se qualcuno ha l'idea di cosa possa voler dire. Esatto, sicuramente villains, ovvero cattivi antagonisti, invece. La radice, diciamo, deriva dal termine queer e quindi questa associazione che diciamo, è abbastanza consolidata anche a livello di letteratura, di ricerca, tra i cattivi e tra i cattivi Disney e la loro diciamo, identità di genere o performatività di genere queer. Comunque, detto questo, partirei subito con, in realtà, con un excursus che forse ci aiuta un attimo a comprendere meglio. Sì? Ah, torniamo subito, Ok, torniamo, sì. grazie. Allora, parto subito con questo esempio, forse più strettamente tecnologico, che ci aiuta a indirizzare poi il tema, il nostro caso di studi, a quello che è invece l'argomento più generale di questo seminario. Piuttosto recentemente, lo scorso maggio, se non mi sbaglio, Google ha lanciato la nuova versione, la versione beta di questo motore di ricerca che si chiama Search Generative Experience. In cosa consiste questo nuovo motore di ricerca? In pratica, Google sarà capace di riformulare tutta una serie di dati, di informazione testuale che ricava dai siti da cui attinge per generare e produrre dei testi che in qualche modo si adattano in maniera più diretta a quelle che sono le ricerche, le richieste dell'utente. Non so se avete presente il meccanismo di ChatGPT, è più o meno analogo, infatti il modello di ricerca di questo motore di ricerca è lo stesso su cui si basa ChatGPT, ovvero andare a scovare da una gran quantità, da un deposito, da un archivio di siti e di informazioni per produrre appunto dei testi di cui, dei contenuti di cui non viene mostrata direttamente la fonte, ma diciamo una rielaborazione attraverso un outcome che è direttamente usufruibile, direttamente visibile, è qualcosa di più immediato ed esperienziale. In questo modo un po' viene messa in luce quella che è l'ambiguità, se vogliamo dire la doppia faccia di quella che è la testualità del nuovo Google oppure già di ChatGPT. Da un lato il testo viene, dal lato quello diciamo rivolto verso l'archivio, il testo può essere concepito in maniera anche diciamo più canonicamente semiotica come una sorta di forma dell'espressione già fornita di contenuto, ovvero il contenuto depositato nei vari siti internet. Questa, diciamo, è la faccia del testo rivolta verso l'archivio stesso di informazioni. L'altra faccia, quella attivata, diciamo, da questo nuovo sistema motore di ricerca, è quella rivolta verso l'utente, in cui il testo si presenta più che altro non tanto come forma espressiva, ma più come sostanza dell'espressione in tutta la sua materialità e quindi diventa più che altro un supporto, un dispositivo di iscrizione ed interazione con l'utente, che acquisisce una nuova forma, che è la forma in pratica poi fondamentalmente della chat. Cercando di portare appunto questo esempio a quello che è il nostro tema di ricerca, la mia ipotesi è che in qualche modo per capire e comprendere quello che è il senso e il significato dei cattivi Disney all'interno dei vari testi filmici, è importante considerare questa seconda faccia, ovvero questa faccia del testo che si rivolge direttamente all'utente. E quindi sottolineare anche un po' quella che è l'insufficienza di considerare il testo esclusivamente in quanto una forma
astratta, il contenuto si sviluppa lungo un percorso generativo i cui livelli sono immanenti al testo stesso, alla forma. Invece è necessario in qualche modo aprire il testo a quella che è l'interazione anche più ampiamente estetica con l'utente, considerando appunto il testo come una sorta di emergenza che costituisce un piano dell'espressione all'interno di un percorso generativo complementare che non è più quello del contenuto, ma quello dell'espressione, in cui si passa dal testo all'oggetto tecnologico con cui l'utente ha un'interazione più estetica, più materiale, più concreta. Dunque, questo è un po' un modo per leggere anche alcuni testi più specifici, come appunto testi filmici di cui ci occuperemo adesso, considerando anche la specificità materiale del medium stesso, e quindi non semplicemente testualizzando qualsiasi tipo di oggetto di ricerca, ma considerando anche quella che è la specificità appunto materiale concreta e di interazione con l'utente, attraverso cui emerge in qualche modo un nuovo senso. Ecco qui, quindi dopo questa introduzione entrerei subito nel merito del nostro discorso, cercando di considerare come storicamente è stata un po' concepita la posizione e il significato dei cattivi Disney, lungo appunto la storia della produzione dei film di questa casa di produzione. È uno dei termini chiave, anche diventato anche piuttosto un canone per interpretare e leggere questo significato, è quello del queer coding. Non so se qualcuno ha vagamente idea di cosa tu annuisci, non lo so Chiediamoglielo, se lo chiediamoglielo. chiediamo, ok. Non ho capito. C'è scritto la Allora, tesi, una benissimo, definizione, una benissimo. definizione. Sostanzialmente il coding è un codice cifrato, tra virgolette, nascosto, leggibile a chi fa parte della comunità LGBT o a alcune sottocomunità in cui si meditano particolarmente questi atteggiamenti per dire queer senza dire queer, per cercare di mostrare un carattere di nostro personaggio senza veramente dire omosessuale. Esattamente, hai anche evidenziato degli elementi chiave in quello che è il mio discorso, nel senso che spesso appunto questa pratica è stata considerata appunto come un tipo di codificazione cifrata, un po' più nascosta, che in qualche modo deve essere scovata, in quanto consiste appunto nell'attribuzione di tratti, di caratteristiche, comportamenti che in maniera stereotipica sono attribuiti alla comunità LGBT, all'identità LGBT, senza esplicitare questo tipo di identità. Per quali motivi? Fondamentalmente ci sono dietro dei motivi storici, ideologici. Qui in questa slide ho evidenziato l'ICE Code, che in pratica era questo codice emanato dalla Motion Pictures Association negli anni 30, che in pratica vietava le produzioni cinematografiche di in qualche modo inserire, perlomeno in maniera esplicita, diciamo degli elementi, degli argomenti, ma anche dei personaggi che in qualche modo esprimessero una sorta di devianza di genere o sessuale. E dunque cosa succede? Appunto, in qualche modo per superare questa sorta di limite, di ostacolo, si è consolidata questa pratica del queer coding, ovvero di attribuire alcuni tratti appunto stereotipici legati alla comunità LGBT senza specificare poi l'identità deviante per certi versi di questi stessi personaggi. Il consolidamento di questa pratica ha portato poi alla formazione di questo personaggio archetipo, che è quello del CC character, ovvero fondamentalmente un personaggio che solitamente aveva un ruolo secondario, marginale, faceva parte, diciamo, non mi ricordo qual è l'espressione che si usa in Boris, comunque del filone comico, magari di alcuni film, cui appunto questo carattere, questo personaggio dotato appunto di attributi e di tratti tipicamente gay serviva come elemento comico all'interno della narrazione. Questo
Cosa succede? Progressivamente si passa da questo personaggio gay che aveva fondamentalmente un ruolo comico a un sissy villain, ovvero appunto sempre di più il sissy character viene relegato al ruolo di antagonista all'interno della narrazione. E questo fondamentalmente per due motivi che si intrecciano tra di loro. Prima di tutto un motivo, ripeto nuovamente, un motivo culturale, ideologico, insomma era necessario in qualche modo abbinare la devianza di genere sessuale ad una devianza più ampiamente morale. Quindi anche qui l'idea di una queerness che in qualche modo si emancipa dal campo dell'identità di genere in senso stretto, ma che va a coinvolgere più ampiamente l'individualità, il soggetto a tutto tondo. Dall'altra parte, l'altra motivazione è il fatto che, così come la queerness in qualche modo travalica l'elemento dell'identità di genere sessuale, anche la stessa eterosessualità viene vista come un qualcosa che come un dominio, come una forma che diciamo eccede la singolarità del soggetto, tant'è vero che fondamentalmente la parte delle narrazioni, non solo dei cartoni animati Disney, ma in generale magari anche dell'epoca d'oro di Hollywood, era basata su questo schema narrativo canonico in cui fondamentalmente ciò che veniva promosso e premiato era l'unione eterosessuale tra due protagonisti. In quella che può essere appunto definita in contrapposizione alla queerness una certa straightness, ovvero che connota non solo appunto l'identità di genere straight magari dei protagonisti, ma la stessa linearità, la stessa diciamo normatività del percorso narrativo, dello schema narrativo su cui erano basati questi prodotti cinematografici. Però cosa succede? Allora, partendo appunto con dei casi più specifici, diciamo la prima generazione di produzioni Disney, invece che adottare dei queerness maschili, quindi invece di rifarsi al prototipo del sissy character, usa invece delle figure femminili. In particolar modo si parla di regine crudeli, streghe, matrigne, ma anche spellastre nel caso di Cenerentola, e quindi in qualche modo c'è una sorta di già devianza rispetto a quello che è il canone del sissy character che si era consolidato in altre produzioni cinematografiche. Tuttavia, pur essendo in qualche modo meno queer-coded questi personaggi, perché comunque esprimono una sorta di femminilità, la femminilità che portano avanti è una femminilità in qualche modo alternativa, non canonica, non del tutto naturalizzata. E questo si può vedere non solo dal ruolo tematico e narrativo che ricoprono questi personaggi, ovvero appunto quello di antagonisti, di streghe cattive, di regine, di matrigne, che comunque hanno già una connotazione negativa, ma anche attraverso la loro resa estetica, figurativa. Per esempio, già a partire dal primo classico della Disney, quello di Biancaneve, la matrigna, pur rappresentando appunto apparentemente, comunque non si mette in dubbio la sua femminilità, però si tratta di una femminilità estremamente marcata, per certi versi in qualche modo performativo, ovvero che adotta tutta una serie di tratti e di accessori che in qualche modo possano esprimere e marcare, sottolineare questa femminilità, come un trucco eccessivo, dei tratti molto marcati, più in qualche modo più spigolosi rispetto a quella che invece è la rappresentazione molto più tenue, armoniosa e anche diciamo un po' più piatta di Biancaneve. Lo stesso discorso può essere fatto nel caso di Malefica, nella Bella Addormentata del Bosco. Anche qui emerge nettamente il contrasto tra la femminilità diciamo di Aurora, che anche nel suo nome esprime comunque qualcosa di una sorta di brillantezza ma tenue, invece Malefica è sempre accompagnata da questi colori scuri, da questi tratti più marcati e spigolosi. Caso ancora più emblematico è quello di Crudelia Demon. Caso emblematico ma anche
sottile, particolare, perché in questo caso Tutela delle Monne è proprio l'emblema di un certo tipo di femminilità, quasi una femminilità per antonomasia, però essendo appunto questa femminilità estremamente performativa, estremamente votata ad un eccesso, ad un'esagerazione, in qualche modo ciò che viene messo in dubbio è la stessa femminilità del personaggio di Tutela delle Monne. Quando lo schema, la categoria viene portata all'eccesso, in qualche modo ne avviene una sorta di decostruzione. Tuttavia, quello che volevo sottolineare anche nel caso specifico di Tutela delle Monne è come appunto questa femminilità in qualche modo talmente performativa sia scantata e per certi versi anche sgravata dalla necessità di rispecchiarsi con un'identità di genere oppure con un ruolo, diciamo, strettamente femminile. Infatti tutto si muove, tutta la narrazione di fatto si muove sul desiderio di Tutela delle Monne di esprimere e performare questa femminilità, quindi c'è una sorta di ribaltamento, non è più, diciamo, il valore profondo, ideologico, narrativo che informa un certo modo di esprimersi, ma viceversa è proprio il desiderio di espressione di un certo tipo di femminilità che poi di fatto guida la narrazione. E quindi anche in questo caso cercare di capire come si parte da questo livello, diciamo, più direttamente sensibile, esperienziale, per poi in qualche modo leggere dopo quello che è il ruolo narrativo più profondo. Vado avanti, ecco. Scusate. Un altro caso, secondo me, molto interessante è quello della cattiva di Cenerentola, della matrigna di Cenerentola. Ha dei lineamenti magari più canonici, più sottili rispetto alla spigolosità di Tutela delle Monne, però il modo in cui viene messa in scena è sempre ambivalente, nel senso che da un lato questo personaggio si in qualche modo, in modo camaleontico quasi, si appiattisce lungo la scena. I colori del suo volto e dell'atmosfera attorno a lei cambiano in base alla sua attitudine a tramare, a in qualche modo a creare l'inganno per tradire Cenerentola. E questo contrasto tra una sorta di camuffaggio, si dice così? Sì, camuffage all'interno dell'ambiente, della scena, in realtà si mette in contrasto con questi occhi che sono spesso penetranti e che in qualche modo le rivelano quella che è l'intenzione malefica, la sua continua attitudine a tramare, a creare degli schemi, dei plot per in qualche modo impedire il percorso lineare e il lieto fine della storia stessa. E dunque anche in questo caso possiamo vedere un'ambivalenza di un antagonismo che da un lato si camuffa all'interno della narrazione, della messa in scena, però dall'altro lato attraverso questa sorta di penetrazione visiva, insomma, dall'esterno penetra all'interno della narrazione. Quindi anche in questo caso l'invito è quello a guardare un po' a questa ambivalenza attraverso cui la queerness e l'antagonismo di questi personaggi è in qualche modo costruito. Quello che in generale appunto mi piacerebbe evidenziare è come non solo la resa estetica, ma anche i ruoli tematici, quindi a livello discorsivo, di questi personaggi che abbiamo visto possono essere appunto delle regine cattive, delle streghe che in qualche modo manipolano il corso della storia, o delle matrigne che rompono quello che è il legame tra femminilità e maternità canonico e che di solito attribuito alle principesse, appunto. Tutti questi ruoli tematici in qualche modo si fondono, anche se abbastanza delineati, in quasi tutti i personaggi, un po' tutte queste caratteristiche si fondono al fine di impedire quella che è la straightness, il procedimento lineare della narrazione, che invece è costituito dalla principessa, che
esempio, rappresentazione anche di una femminilità più tenue, anche più canonica, ma soprattutto anche un po' più blanda rispetto alla modalità di femminilità espressa dalla controparte antagonista. E dunque, quello che contrasta di più tra queste mille, si può dire, tra queste femme fatale e le principesse, è proprio una sorta di devianza rispetto a quello che è il procedimento anche di sviluppo temporale storico della narrazione attraverso appunto uno schema eterosessuale, uno schema lineare, canonico. Tant'è vero che molte di queste donne sono comunque colte in età avanzata, mature, quindi non sono più produttive sotto un certo punto di vista, però nonostante la loro incapacità di generare ai fini appunto di portare avanti quello che è un mitologico progresso eterosessuale della specie umana, hanno comunque esercitano una sorta di trasformazione, di cambio, di cambiamento che in qualche modo esula da questo schema naturale dell'ordine delle cose. Infatti sono spesso capaci di trasformarsi in esseri. Scusate. Eccoci qua. Sono assolutamente, hanno delle grandi capacità non generative in senso stretto, ma assolutamente delle capacità generative di trasformazione della loro apparenza, ma anche della loro identità, in esseri che sono anche disumani per certi versi, mostruosi, e comunque rappresentano un tipo di femminilità che sicuramente in qualche modo più attraente, più viva, sganciando il cambiamento da un ordine naturale, lineare delle cose, in qualche modo sono capaci di attrarre maggiormente l'occhio dello spettatore rispetto alla controparte rappresentata dalle principesse. Dunque, quello che già emerge da questo primo filone di classici Disney, nella contrapposizione tra queste due femminilità, è appunto questa sorta di privilegio, comunque di vantaggio alla fine delle cattive, che non si può ovviamente esercitare a livello strettamente narrativo, in cui essendo antagoniste sono comunque destinate alla sconfitta, alla distruzione, ma a un livello, se vogliamo, più superficiale, di impatto estetico, sicuramente non c'è confronto, non c'è competizione tra il fascino che esprimono queste cattive rispetto appunto alle principesse. Passiamo ora una seconda tranche di esempi che fondamentalmente va a coincidere con quello che è il cosiddetto periodo del Rinascimento Disney, ovvero un periodo dopo gli anni Ottanta, cioè soprattutto a seguito di una sorta di crisi anche economica e creativa che ha caratterizzato la Disney negli anni 70-80. Nell'89 viene prodotta e lanciata la Sirenetta, che segna appunto la cosiddetta rinascita della Disney. E in tutto questo periodo, che fondamentalmente va appunto dall'89 fino alla fine degli anni 90, la maggior parte dei classici cambia il prototipo del cattivo, passando da quelle che erano appunto le Millenies che abbiamo visto fino adesso, a personaggi maschili che però in qualche modo esprimono dei connotati strettamente femminili che in qualche modo danno l'idea di personaggi gay, anche in questo caso attraverso un riferimento di quel codice, ovvero non esplicitando mai l'identità sessuale, omosessuale di questi personaggi, ma comunque in qualche modo facendo un occhiolino al pubblico, soprattutto al pubblico della comunità LGBT, che in qualche modo può conoscere, può riconoscere in alcuni tratti, in alcuni comportamenti specifici di questi cattivi, alcuni elementi che in qualche modo ne fanno presumere l'identità omosessuale. Gli esempi anche in questo caso sono tanti.
Per esempio, appunto, forse uno dei più lampanti è quello di Scar. Già il nome Scar in qualche modo evidenzia, marca un segno distintivo, un marchio a sua volta facciale del protagonista che diventa assolutamente significativo rispetto a quella che è, diciamo, una sorta di linearità espressa magari dal personaggio di Mufasa o di Simba. Altre caratteristiche visive del volto di questi personaggi, del personaggio di Scar, per esempio, riguarda la criniera, che è una criniera che in qualche modo ricorda un po' una capigliatura femminile in confronto, in opposizione a quella che è la criniera invece di Mufasa e poi di Simba, che pur essendo appunto abbastanza voluminosa, si presenta con una sorta di rigidità, di solidità che in qualche modo ne evidenzia un connotato di maschilità che invece di cui Scar è privo. Anche l'eccessivo uso di una sorta di trucco attorno agli occhi, insomma, tutta una serie di elementi che in qualche modo riprendono una femminilità, elementi visivi ma anche sia del corpo che verbale. Il modo di camminare di Scar è molto effeminato, sia un andamento, sia una falcata elegante, ma anche una camminata solenne, dipendentemente dai momenti in cui agisce. Ha un'ampia gestualità, tira fuori gli artigli, ma non per fare relazioni, ma più che altro come degli elementi scenici della sua performance. Insomma, tutta una serie di elementi che in qualche modo lo configurano più come una sorta di gattone, di gatto, che ha quegli elementi appunto di seduzione, di felini, che invece lo contrastano con l'identità di un vero re leone. Ecco, quindi c'è un po' questo gioco tra che poi è quello su cui si basa la narrazione stessa del re leone, sulla legittimità di rappresentare diciamo il trono del regno animale, quindi dell'essere il vero leone, rispetto appunto a Scar, che in qualche modo ambisce a questo, ma non ne ha i connotati perché non rappresenta una maschilità egemonica, una maschilità alfa. Un altro esempio che in realtà è precursore perché appartenente alla generazione precedente dei film Disney è quello di Capitano Lucino di Peter Pan. Anche in questo caso tutta una serie di elementi diciamo femminili o anche più marcatamente, in maniera più specifica, gay, caratterizzano questo personaggio dal vestiario che è molto in qualche modo sopra le righe, dotato di cappello, piuma, ma soprattutto la sua attenzione, attitudine alla cura della sua resa estetica. Ci sono le scene in cui si fa fare la barba da spugna, in cui sceglie l'uncino d'oro per l'occasione, insomma, quindi tutta una serie di elementi e di attitudini legate sia al suo comportamento, ma anche intrecciate direttamente col suo aspetto fisico e con la sua messa in scena, che in qualche modo inducono magari non tanto a far pensare ad una presunta omosessualità, ma comunque che deviano da quella che è una maschilità egemonica. E questo, anche in questo caso, un po' si lavora per contrasto, nel senso che il personaggio di Capitano Lucino è spesso messo in contrasto non tanto con la figura di Peter Pan, ma con la figura del padre di Wendy, Giovanni e Michele, mi pare sia il terzo bambino, insomma, con questa figura del padre che magari soprattutto in una scena iniziale del film, è interessato a trovare dei gemelli adatti per una serata, e quindi anche lui mostra in qualche modo una sorta di attenzione a questi elementi, insomma, estetici, di questi elementi di costume, però tuttavia nella sua incapacità di trovare, di cercare nei cassetti e poi nel momento in cui, diciamo, chiede alla moglie di farsi aiutare a trovare questi benedetti gemelli, in pratica in questa sua incapacità di poi portare a fondo
il suo in qualche modo presentarsi in maniera conforme alla serata, in qualche modo marca quella che è la sua maschilità. Invece Capitan Uncino è sempre estremamente impeccabile, anche se anche lui mostra degli elementi di goffaggine, però per quanto riguarda la sua messa in scena e il look, è assolutamente super attento e super consapevole di quello che sta facendo. Quello invece gli elementi in cui Capitan Uncino magari risulta un po' più goffo sono quelli in cui deve interpretare dei ruoli più maschili, ovvero anche nel suo rapporto come una sorta di figura paterna ma degenerata nei confronti dei bambini dell'isola che non c'è, e soprattutto anche in quella che è la sua ossessione nel catturare Peter Pan. Forse sotto sotto alcuna letteratura spiega come in qualche modo si vuole alludere a una certa pedofilia e in questo modo rafforzare quello che è uno stereotipo storico, un pregiudizio storico che vuole legata omosessualità e pedofilia. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che in qualche modo connotano Capitan Uncino sotto la categoria di identità omosessuale o comunque di una maschilità non egemonica. Altro esempio chiave e del tutto emblematico è quello di Jafar. Anche in questo caso la presenza scenica di Jafar risulta di successo, una figura imponente, una figura carismatica che in qualche modo emerge sia rispetto a tutti gli altri personaggi, anche alla lui stesso. Jafar ha proprio una statura che in qualche modo gli permette di sovrastare la scena. Anche i suoi abiti sono riccamente decorati, sono in qualche modo pomposi, barocchi, però c'è ovviamente un riferimento ad abiti tipici medio orientali, però in qualche modo anche in maniera marcata ed esagerata rispetto a quello che invece è l'outfit anche dello stesso sultano, per dire, oppure in maniera più evidente l'outfit di Aladdin, che essendo una persona comunque di origini umili ha un abito, un vestiario che è totalmente diverso rispetto a quello di Jafar. Tuttavia, appunto, tutta questa questo manierismo quasi barocco, questa pomposità di Jafar in qualche modo ne marcano l'artificio della sua messa in scena, della sua performance, attraverso cui lui cerca di in qualche modo di imporsi sulla scena e sulla narrazione. Per esempio, viene spesso evidenziato nell'abito la parte inferiore del braccio, in cui comunque si evidenzia come Jafar abbia delle braccia assolutamente esili e quindi che in qualche modo rivelano quella che è l'artificio della maschilità che magari lui vuole mettere in scena, che però non è quella di un vero uomo, diciamo, perché comunque ha dei connotati fisici che sono profondamente femminili alla fine. Anche qui punto fondamentale è il volto, un volto marcato, un volto truccato, la parte fina come elemento che fa un po' anche in questo caso da occhiolino riguardo quella che può essere la sua identità. E quello che poi caratterizza Jafar è anche una certa abilità retorica, che è un po' collegata al suo ruolo tematico, ovvero di gran visire, quindi di consigliere del sultano, ma anche un po' quello che è il suo ruolo narrativo, di antagonista, che è capace di passare dall'apparire come appunto fidato consigliere del sultano a una sorta di cospiratore e usurpatore dello stesso ruolo di sultano. Tra gli elementi che io non so, poi è arrivata o... Sì. Ah, ok. Allora... Diciamo che puoi contare su una decina di minuti. Oh, allora devo essere rapidissimo. Corri. Corro subito. Ecco, le abilità, riprendendo appunto da quest'ultimo esempio di Jafar, le abilità, diciamo, trasformiste, sia nel senso politico del termine, sia nel senso scenico e manipolatorie di questi personaggi Disney, spesso sono
rappresentato attraverso anche non solo attraverso i tratti del volto, che è un elemento centrale, ma anche attraverso le mani. Le mani di questi cattivi sono mani sottili, esili, allungate, femminili, spesso dotate di unghie lunghe o di artigli nel caso di Scar, che tuttavia non sono usati appunto per fare delle cose, per essere coinvolti in attività materiali, ma più che altro sono presenti come elemento scenico che rafforza in qualche modo la loro performance. Di fatto ciò che caratterizza e contrappone questi cattivi Disney rispetto agli eroi e protagonisti eterosessuali è proprio il fatto di condurre il corso degli eventi non attraverso l'azione, non attraverso una performance narrativa volta poi, come diciamo prima, a quello che è il destino eterosessuale della narrazione stessa, ma attraverso una performance che è caratterizzata da tutta una serie di da un'opulenza di segni, di oggetti, che in qualche modo marcano quello che è l'artificio, la non naturalità di questa stessa performance, in contrasto con magari l'umiltà e la nobiltà d'animo che caratterizza invece l'eroe. Una nobiltà che appunto non ha bisogno di essere in qualche modo performata, perché è confermata narrativamente attraverso l'azione, ciò che invece non può essere per quanto riguarda i cattivi, che invece in qualche modo devono performare, devono costruire in maniera artificiosa quello che è il loro ruolo o quella che è la loro ambizione. Tuttavia, appunto, quindi la performance di questi cattivi, sotto un certo punto di vista, non si contrappone alla performance narrativa dei protagonisti. Forse il momento all'interno dello schema narrativo canonico che si addice di più a quello che è il momento della performance, forse è quello della manipolazione. Infatti la performance, come dicevo prima, non è improntata a fare delle cose o a esprimere un'identità pregressa verso un destino che è quello eterosessuale, ma più altro a creare il plot, a creare l'intreccio, e quindi appunto si rifà quello che è il momento precedente rispetto alla performance, ovvero quella della manipolazione, in cui in qualche modo vengono stabiliti valori, viene costruito il sistema di valori attraverso cui quella narrazione va avanti. Di fatto non vi è quasi mai una sorta di competizione eterosessuale tra il protagonista e l'antagonista. Anche nel caso di Jafar, il momento in cui decide di conquistare Jasmine non è legato ad una sua identità eterosessuale, ma è semplicemente appunto destinato a ottenere il trono. Quindi tutte le performance che poi caratterizzano la queerness di Jafar non sono legate ad un esercizio, ad una sua presunta omosessualità, ma più che altro alla capacità di performare diverse identità di genere, anche quella eterosessuale volendo, però discostando questa performance da quello che è l'intento canonico appunto di conseguire l'unione con l'amata. Tutto lo schema, tutta la performatività di alcune identità di genere, compresa appunto quella eterosessuale, sono votate in realtà non sono finalizzate all'eterosessualità, ma ad altri schemi, ad altri intenti, e quindi in questo modo si manipola il corso e il sistema di valori attraverso cui la narrazione si sviluppa. Ultimo esempio, che in realtà è molto ricco, non lo so, vi manca qualche personaggio, avete pensato a qualche... Eccola qui, esattamente, Ursula. Ursula è sicuramente... Come siete esperti? Ursula è sicuramente un po' l'esempio canonico di questa queerness legata, di questa queerness performativa che in qualche modo si contrappone anche in maniera parodica, performativa e riflessiva rispetto a quello che è, ripeto, lo schema narrativo canonico dell'eterosessualità dei personaggi. È un personaggio
dall'estetica camp, non so se sapete cosa vuol dire questo, questo termine. È difficile da definire perché non si tratta poi di una categoria analitica per precisa, ma proprio più che altro di una sorta di estetica, di sensibilità che gioca su degli elementi convenzionali, quasi come su degli elementi canonici, dei ready-made in un certo senso, portandoli in qualche modo, in configurando tutti questi elementi in maniere alternative, che distinguono da una convenzione a quello che invece una non convenzionalità dell'elemento stesso, e questo viene spesso applicato attraverso appunto elementi e tratti distintivi di genere. Cosa fa Ursula? Performa, mette in scena tutta una serie di tratti tipicamente femminili, però in una maniera non convenzionale, in una maniera esageratamente barocca, in una maniera tipica di quella che è magari lo spettacolo delle drag queen. Non a caso Butler teorizza la sua teoria della performatività di genere basandosi, studiando quella che è la performance delle drag queen, ovvero attraverso cui il genere emerge non tanto come causa di un'imitazione, quindi non tanto come un'identità profonda che poi in qualche modo può essere camuffata e riprodotta, ma il genere stesso è frutto di una modellizzazione, di una ricorrenza di alcuni elementi che poi, ripetendosi in qualche modo, diventano appaiono come naturali, ma che di fatto non lo sono. E Ursula, non a caso, appunto, rispecchia questa, questa performance di genere, portando all'estremo una femminilità che però ne marca appunto l'artificio. Infatti è un personaggio che allo stesso tempo esprime anche tanta mascolinità sotto un certo punto di vista. Il suo personaggio è modellato da una drag che è Divine, quindi insomma il legame con questo mondo dell'estetica campo, del mondo delle drag queen, è piuttosto evidente. Vorrei farvi vedere un video, se possibile. Vai. Il video allora, sempre. Proviamo. Alza il volume del tuo computer e disattiva il microfono del tuo Webex. Ok. Allora. Ah no, ma era... Vado a partire, vediamo cosa succede. Siamo in tiri qui. Passato. Se avvicini non si vede. Se ce l'hai su, su computer è meglio condividerlo da fuori Webex, cioè da fuori presentazione PowerPoint. No, però era già una pagina. Siamo uploading e basso, quindi non ce la facciamo. Ok, va bene. Lo racconti un po'. Lo racconto un pochettino. Penso che si sia fermato il video. Allora, bene, è un peccato perché proprio, diciamo prima, è molto più efficace piuttosto che parlarne, far vedere quella che è. Un ritorno, ok. Devi disattivare il tuo audio, cioè il tuo altoparlante.
Sì, poi nella registrazione ci mettiamo un link, così Ok. lo andate a guardare anche se rivedete questa presentazione per l'esame finale. Ecco, quello che Quello che dice un peccato, perché comunque è sicuramente sicuramente efficace efficace rispetto vedere a che parte delle performance in questa scena. Lei con l'inganno, quindi anche qui vediamo una manipolazione attraverso la performance, in qualche modo istruisce Ariel su su come come conquistare conquistare Principe, e quindi Principe, e quindi porta avanti porta anche avanti la anche una performance di performance di quella quella che è che una una femminilità femminilità di di successo successo e canonica. canonica. E quindi Quindi è paradossale paradossale come come appunto appunto questo personaggio metà polpo, metà donna, però comunque con aspetti di genere contrapposti, in contrapposti, in qualche modo qualche modo riesce riesce capace capace di di performare, di performare, di adattare adattare la sua la sua performance performance indipendentemente da indipendentemente da quello quello che è che è il il suo suo intento, intento, non non è è necessariamente necessariamente quello quello non è non è necessariamente necessariamente quello eterosessuale quello eterosessuale, quello di interpretare interpretare una una femminità femminità canonica, canonica, conquistare conquistare un un principe, principe, ma ma un un pregresso pregresso dietro, dietro, uno uno schema schema di di base base dietro dietro che che differisce differisce da da quello quello che che era era magari magari l'obiettivo l'obiettivo di di Ariel Ariel stessa. stessa. Arrivando Arrivando al nucleo in al nucleo conclusione del del discorso, perché siamo discorso, qui che siamo qui appunto appunto con la con la questione questione del del viso, viso, quello quello che che mi mi interessava interessava sottolineare è sottolineare è appunto appunto questa questa performance performance che che non non aveva aveva visto visto di di Ursula, Ursula, in in realtà realtà si si dispiega dispiega su su più più livelli. livelli. A un A un certo certo punto punto della della storia storia lei lei performa performa Vanessa, Vanessa, questo questo personaggio personaggio molto molto simile simile ad ad Ariel, Ariel, che che tuttavia, tuttavia, ecco ecco qui qui c'è c'è un'immagine, un'immagine, adesso la adesso la faccio faccio vedere. vedere. Esatto. Esatto. Ecco, Ecco, interpreta interpreta questo questo personaggio di personaggio di Vanessa, anche Vanessa, qui anche qui la la sua sua interpretazione di interpretazione di una una femminilità femminilità canonica, più più canonica, più stereotipica, simile stereotipica, a quella simile a di quella Ariel, di non è Ariel, non è finalizzata di finalizzata di per per sé sé a a conquistare conquistare il il Principe, Principe, ma ma più più altro altro per per controllare controllare quello quello che è che è l'obiettivo l'obiettivo di di Ariel, Ariel, la la sirenetta. sirenetta. E dunque, Allo allo stesso stesso tempo, tempo, se se ogni ogni performance performance di di Ursula Ursula in in qualche qualche modo modo svela, svela, per per certi certi versi, versi, finta, falsa, falsa, perché perché appunto è performativa, performativa, allo allo stesso stesso tempo tempo l'unico modo per l'unico modo esprimere per se esprimere stessa se viene dato stessa viene attraverso dato ciò che attraverso ciò appare. che Cioè appare. Ursula è Cioè come se Ursula fosse è un come se personaggio fosse un in qualche personaggio in qualche modo modo privo privo di di un'identità di un'identità fondo, di fondo, di un'identità un'identità genere genere di di fondo, fondo, ma ma semplicemente semplicemente performa performa tutte tutte una serie una di serie di identità identità che allo che stesso allo stesso tempo si tempo si rivelano più rivelano vere più del vere del vero, da vero, da un un certo certo punto punto di di vista, vista, più più realistica realistica in in una una scena scena cruciale, cruciale, emblematica emblematica del del film, film, in in cui cui Vanessa Vanessa si si specchia specchia appunto appunto allo allo specchio, specchio, e e il il viso viso che che vediamo vediamo è è proprio proprio quello quello di di Ursula. Ursula. Quindi Quindi il il passaggio passaggio di di Vanessa, Vanessa, che in che in qualche qualche modo modo rappresenta rappresenta una una femminità femminità canonica, canonica, apparentemente apparentemente priva priva di di trucco, trucco, di di trucco trucco anche anche nel nel senso senso negativo negativo del del termine, termine, ovvero ovvero di di inganno. inganno. In realtà In realtà non è non è nient'altro nient'altro che che la la maschera maschera più più efficace efficace di di Ursula. Ursula. Al Al contrario, contrario, quello quello che è che è il il volto volto mostruoso, mostruoso, ma ma nel nel senso senso quasi quasi etimologico etimologico del del termine, termine, mostrarsi, mostrarsi, quello quello che è che è il il volto volto effettivo di effettivo di Ursula Ursula è è quello quello che che rappresenta la rappresenta la sua sua identità. identità. Quindi è Quindi è proprio proprio una una sorta sorta di di passaggio passaggio da da una una faccia faccia che che rappresenta rappresenta in in qualche qualche modo modo l'espressione l'espressione di di qualcosa qualcosa di di interno interno a a un un viso, viso, ovvero ovvero come come un un qualcosa qualcosa di di puramente puramente iconico, iconico, di di puramente puramente immediatamente immediatamente espressivo espressivo e e significativo, significativo, che è che è sgravato sgravato dal dal significare significare qualcosa di qualcosa di complesso, complesso, ma ma basa che la sua basa la sua significazione significazione proprio proprio sulla sulla messa messa in in scena, scena, sulla sulla sua sua espressione espressione sensibile sensibile ed ed estetica. estetica. Tanto è Tanto è vero che vero che l'ultimissimo l'ultimissimo punto, punto, il il viso viso su su Ursula Ursula ha ha cose cose contrapposte contrapposte all'interno all'interno dello dello schema schema narrativo narrativo della della Sirenetta. Sirenetta. C'è C'è un un altro altro elemento elemento chiave chiave che che si si oppone oppone al al viso viso di di Ursula, Ursula, per per come come ne ho ne ho parlato parlato io io in in questo questo momento, momento, un un elemento elemento narrativo narrativo chiave chiave all'interno all'interno della della Sirenetta. Sirenetta. Qual Qual è è l'elemento l'elemento che che basa? basa?
Il bacio, sì, il bacio del proprio amore, anche lì c'è sempre una connotazione, un riferimento ad una profondità di cui Gusl è priva. La sua performatività non è legata a qualcosa di veritiero, di profondo. Però oltre al bacio del vero amore, una caratteristica di Ariel, la voce, esattamente. Ecco, il viso di Gusl in qualche modo... si contrappone alla voce di Ariel. La voce di Ariel è qualcosa che anche a livello figurativo proviene dall'inverno, quindi è identitario per Ariel, è identitario sia a livello del protagonista, sia a livello narrativo, in quanto è l'elemento che Eric ricorda, è l'elemento che, di cui Eric si è innamorato della sirenetta, e dunque è un elemento che, essendo così distintivo, così identitario, così profondo, non può essere simulato da Ursula. Mentre Ursula, a livello esterno, esteriore, può performare una femminilità, la voce in qualche modo è un elemento di cui lei non si può appropriare, cioè non può simulare, però di cui riesce ad appropriarsi attraverso l'inganno, attraverso poi di fatto quella che è una sorta di esternalizzazione della voce stessa, quindi qui riprendendo il discorso che vi ha aperto appunto questa presentazione, il fatto di spostare tutto su una faccia che è quella superficiale, quella esterna. Anche qui la voce come elemento identitario, come elemento soggettivo, viene catturata da Ursula attraverso questa conchiglia che viene portata dal collo, e quindi viene in qualche modo esternalizzata attraverso una sorta di tecnologia, e poi viene catturata e riprodotta, libertata a quanto sembra Ursula stessa. E crea una sorta di ambiente estetico, di ambiente tecnologico, attraverso cui poi Ursula riesce in qualche modo ad incantare il principe Eric a portare avanti il proprio grande. Quindi anche in questo caso abbiamo emblematico il passaggio da quella costruzione di identità del genere sessuale, che si basa comunque sull'idea di un'identità naturalizzata di fondo, a quella che invece è la performance queer dei cattivi, che non è identificata attraverso una questione identitaria di fondo. La fine di questi cattivi non è legata a una identità omosessuale, ma semplicemente alla messa in scena, alla narrativa di genere stesso, che può essere appunto un genere completamente femminile o completamente maschile, però l'importante è che questo genere non si basi sull'identità di fondo, ma esclusivamente sulla propria messa in scena, a livello, diciamo, in cui il testo anche in qualche modo si faccia con il pubblico, quindi non trova il corso fondamento su questi livelli del percorso generativo del senso, ma trova nuovo significato, nuovo senso nell'interazione estetica sensibile con il pubblico, che di fatto solitamente è molto colpito dalla figura, dalla sensibilità, dal viso di questi cattivi, rispetto che all'identità valoriale e culturale dei protagonisti. Questo è un po'. Grazie. Grazie mille. Ringrazio in automatico professor Leone per la presentazione. Nonostante non abbiamo sentito niente, spero che sia stata con parole positive, mettiamola così. In ogni caso ringrazio anche per l'invito, perché come sempre mi fa molto piacere essere qua. E oggi riprenderò con voi la mia tesi magistrale, alcuni passaggi, no, in realtà quasi tutto, volevo condividere per presentare tutto. Schermo intero, ok, perfetto. Questo. Ok, perfetto. Grazie mille. Quindi parleremo effettivamente del volto come agente comunicativo, rimanendo in ambito cinematografico. Stamattina abbiamo visto il volto dei villains, oggi invece tratteremo delle rappresentazioni del volto all'interno dei manifesti cinematografici. E, per diciamo, mantenere una linea, una presentazione lineare, ho deciso di suddividerla a secondo i capitoli della tesi, quindi avremo un'analisi storica in cui vedremo
il manifesto cinematografico, la sua evoluzione stilistica, concentrandoci ovviamente sulla rappresentazione del volto in esso. Successivamente passeremo a un'analisi semiocompositiva, dove presenterò molto brevemente, non tutto il lavoro che ho svolto perché è molto molto lungo, però alcune delle tipologie principali che vengono utilizzate oggi per la composizione dei manifesti cinematografici, e poi ci addentreremo in un caso studio specifico dell'analisi di sei manifesti cinematografici prodotti per lo stesso film, ovvero The Graduate, Il laureato, di Nichols del 1977. Arriveremo poi alle conclusioni in cui ho creato con una mia collega ingegnere una piattaforma di intelligenza artificiale che mi ha permesso di svolgere una ricerca computazionale calcolando quante volte il volto viene rappresentato all'interno dei manifesti cinematografici, campione di manifesti cinematografici, e soprattutto il suo posizionamento, delimitando diciamo due aree, il primo piano e il volto invece presente sullo sfondo. Vorrei quindi partire dalla definizione del manifesto secondo Daniele Barbieri, che troviamo in Guardare e leggere, la comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia, il quale sottolinea come sia un esempio di straordinaria figuratività, perché è una composizione che si compone principalmente di figure e parole che coabitano lo stesso spazio rappresentazionale in una sorta, creando così una sorta di simbiosi. Ma ciò che risulta veramente importante a livello del manifesto cinematografico è che se il dipinto viene posizionato e gode di uno spazio rappresentazionale che è dedito alla sua valorizzazione, il manifesto cinematografico invece, sempre utilizzando le parole di Daniele Barbieri, è fatto per imporsi. Quindi la struttura del manifesto cinematografico è fatta per imporsi autonomamente alla vista, in un contesto ovviamente pieno di mille altri stimoli. Infatti i manifesti cinematografici fin dalle sue origini li troviamo affissi all'interno di sale cinematografiche o sui muri della città, e devono trasmettere il proprio messaggio con la massima rapidità. Quindi l'obiettivo è quello di trasmettere questo messaggio, un'informazione necessaria, in un tempo relativamente molto breve. Perciò le figure devono caratterizzarsi anticipatamente di un significato che potremmo denominare icastico, forte e chiaro, che poi verrà successivamente, tramite la lettura completa del manifesto, confermato o approfondito, ad esempio, delle parti testuali. Arrivando all'inizio dell'analisi storica, non si può partire che da Jules Chevet, che è stato il pioniere dei cartellonisti moderni, capace infatti di interpretare al meglio l'atmosfera della sua epoca. Ci troviamo tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, e che possiamo appunto ripercorrere attraverso le sue illustrazioni. A livello cinematografico fu uno dei primi, fu il primo a creare una litografia dedicata a uno spettacolo cinematografico. Questa serie si chiama Projection Artistique ed è composta principalmente dall'immagine, la figura di una donna che tiene un cartello in mano con all'interno un testo nel quale solitamente venivano inseriti il titolo del film, il produttore e il regista. Pochissimi anni dopo abbiamo Marcel Ousol. Ousol è stato il primo cartellonista a creare un manifesto cinematografico per un film specifico. Quindi Jules Chevet ha creato diciamo questo manifesto, che poi andava soltanto a cambiare le parti testuali, perché cambiava a seconda del film. Invece Marcel Ousol ha fatto il primo manifesto cinematografico per un film specifico, La Rose à Rosé dei Fratelli Lumière. È una rappresentazione di un pubblico seduto in un teatro. Il pubblico solitamente era sempre di natura elitaria, per cercare di elevare diciamo questa nuova arte per un pubblico elitario, seduto a teatro intento a guardare una scena del film, in questo caso appunto La Rose à Rosé, e il giardiniere che si bagna.
Arriviamo alla presenza degli attori. Fino ad ora gli attori preferivano o rimanere totalmente anonimi perché non volevano essere associati a questa nuova arte di cui non si conosceva ancora bene il futuro, oppure le case di produzioni decidevano autonomamente di non inserire all'interno dei loro manifesti i nomi degli attori, quindi di mantenerli in anonimato per evitare che con la fama richiedessero semplicemente stipendi più alti. Il punto di svolta è avvenuto nel 1908 per quella che oggi possiamo definire una delle più grandi trovate pubblicitarie dell'epoca, ovvero quella che noi conosciamo come il caso della Biograph Girl. Un piccolo imprenditore della EMP, una casa di produzione cinematografica, stava fallendo, quindi aveva bisogno di risollevare la sua casa cinematografica e decide di, stranamente, annunciare la presunta morte di una delle sue attrici più riconosciute a livello, diciamo, di fama, conosciuta però al pubblico come di Biograph Girl. Questo avvenimento suscitò ovviamente molto sfasamento nel pubblico e quindi decise di organizzare decise di organizzare la sua apparizione in una piazza di St. Louis. Florence Lawrence venne presentata al pubblico come attrice, come interprete di Biograph Girl per la prima volta, ma ciò che rese questo caso eclatante è che si presentarono alla sua apparizione molte più persone di quanto se ne fossero presentate una settimana prima nella stessa piazza per vedere l'allora presidente degli Stati Uniti, William Howard. Quindi Florence Lawrence divenne la prima attrice cinematografica accreditata dal suo pubblico che era realmente affezionato. Questo però, questo avvenimento ha influenzato effettivamente l'attorialità, diciamo la storia dell'attore con l'inizio di quello viene decretato questo avvenimento come l'inizio di quello che poi vedremo essere lo star system, ma non influenzò definitivamente i manifesti cinematografici. Infatti per tutta la durata degli anni 20 erano ancora particolarmente influenzati dalle correnti artistiche dell'epoca. Infatti, come vediamo in questa slide, parliamo di espressionismo in Germania, costruttivismo in Russia, futurismo in Francia, ma anche in Italia e non solo. Solo a partire dagli anni 30 e con l'affermarsi di questo fenomeno del tutto hollywoodiano di cui vi ho accennato, ovvero lo star system, e inizia a diffondersi l'usanza di far comparire i volti degli attori sui manifesti. Ma se fino agli anni, alla fine degli anni 30 l'attore era ancora molto legato al suo personaggio, Charlie Chaplin non uscirà mai dal suo personaggio Charlie Chaplin, solo a partire dagli anni 40 e 60 si assiste a una vera divinizzazione dell'attore, dell'interprete in quanto tale, distaccandosi così dalla rappresentazione e la raffigurazione dei suoi personaggi. Quindi la struttura dei manifesti inizia a cambiare, si ha un'intensificazione della ritrattistica e soprattutto della riproduzione di immagini quasi statuarie dei volti. Che voi dovete immaginare nelle sale o sui muri delle città potevano ovviamente coprire delle superfici molto grandi e quindi si avevano queste immagini, volti statuari o imponenti, gigantesche, che venivano quasi viste come simulacri e sicuramente divinizzati. Quindi dalla nascita del fenomeno dello star system ad oggi il volto ha iniziato a prendere una posizione predominante all'interno della composizione dei manifesti cinematografici e la star inizia a diventare quella che oggi potremmo definire il perfetto oggetto merce. Il logo stesso, il volto diventa logo stesso dell'attore. Come sappiamo, fino alla fine degli anni 50, il cinema non conobbe una vera e propria crisi, ma con la rapida diffusione della televisione iniziò ad avere un vero e proprio competitor, mettiamola così. E
Questo però non influenzò l'evoluzione dei manifesti cinematografici, scusatemi, no? Infatti, come possiamo vedere, anche La dolce vita del 1960 ha dei colori vivi e brillanti, l'illustrazione è ancora molto imponente e rimane ricca di dettagli, colori vivi. E a partire dagli anni 70 invece si assiste all'inizio graduale del passaggio dal poster illustrato a quello fotografico, che si completerà solo a partire dagli anni 90. Diversi sono i fattori che hanno portato a questo passaggio. E scusate, ho visto che state scrivendo in chat, mi fermo un secondo perché non riesco a vederla, non so neanche, no, non riesco a visualizzarla, mi dispiace, no worries, ok, perfetto. E quindi a partire dagli anni 70 si assiste a questo graduale passaggio dal poster illustrato al poster fotografico, e questo principalmente per un motivo di distribuzione. Ovvero, come abbiamo visto, se prima i manifesti cinematografici erano destinati all'affissione nelle sale cinematografiche, a partire in particolar modo dagli anni 80, questa distribuzione arriva anche sugli scaffali dei negozi e dei supermercati, ad esempio con la nascita e la diffusione delle videocassette. Quindi, diciamo che questo è uno dei motivi. Invece, l'altro motivo è lo sviluppo ovviamente della computer grafica, che ridusse drasticamente le tempistiche di lavoro. Infatti, sempre un poster illustrato si necessitava di lunghissimi mesi per la produzione. Con gli sviluppi tecnologici e quindi con l'avvento della fotografia, cioè dell'immagine fotografica all'interno delle composizioni, sarebbero bastate obiettivamente poche ore per creare una composizione di fotogrammi fatto dal set. Quindi la produzione di questi poster inizia a diventare sempre più uniforme e stereotipata, e iniziano a caratterizzare e simboleggiare anche i vari generi cinematografici. In questa slide possiamo vedere tre generi cinematografici diversi, le commedie romantiche, film d'azione e l'horror, che si caratterizzano effettivamente di una composizione standard. Per una commedia romantica è molto facile trovare i due protagonisti o in una posizione amoreggiante o che si spalleggiano. Per un film d'azione troviamo il protagonista da solo, posto al centro del manifesto cinematografico, con in mano la sua arma peggiore e intorno esplosioni, fiamme o città distrutte. E infine invece per il film horror il close up, il dettaglio dell'occhio, sembrano essere quasi un leitmotiv da ripercorrere per ogni rappresentazione. La fine del poster illustrato portò quindi ad un appiattimento sicuramente dell'originalità del poster stesso, ma con questa affermazione ovviamente non voglio generalizzare, ci sono anche dei poster fotografici molto belli, e che detto così non sembra, ma ve lo giuro, la standardizzazione diventa un elemento imponente all'interno della loro costruzione, e l'unico elemento capace di attirare l'attenzione sembra essere, che sopravvive diciamo dall'inizio, dal poster illustrato al poster digitale, fotografico poi digitale, sembra l'unico elemento che sembra sopravvivere, sembra appunto il volto. Ad oggi infatti il manifesto sostituisce qualsiasi tipo di rappresentazione di ambientazioni, di storytelling, con un collage principalmente di volti fluttuanti oppure semplicemente l'imporsi del volto del protagonista, caratterizzandosi anche di sfondi per lo più monocromatici, come potete vedere da questa slide. A conclusione della parte storica vorrei introdurre molto molto velocemente il fenomeno degli alternative movie poster, perché saranno presi in considerazione durante le analisi semiocomputazionali. Questo è un fenomeno che nasce con la fine del poster illustrato, e quindi a questa standardizzazione della riproduzione della produzione dei manifesti cinematografici. Nasce dall'esigenza di commissionare o progettare poster alternativi a quelli ufficiali.
Infatti, se si, diciamo, la più grande differenza sta proprio nel cartellonista. Ovviamente il cartellonista di poster alternativi ha una libertà creativa senza limiti e può decidere autonomamente come interpretare ogni singolo film e i temi principali dei film che vuole rappresentare. Invece per un illustratore che deve produrre il poster ufficiale, le regole dell'ufficio marketing sono obblighi vincolanti e questo lo vedremo nella prima parte dell'analisi semi-computazionale. Quindi l'illustrazione nel campo del manifesto cinematografico ad oggi possiamo dire che sopravviva grazie a questo mondo che dedica tempo e creatività alla creazione di manifesti cinematografici senza sottostare ai fini, cioè a vedere il manifesto cinematografico come un mero mezzo di comunicazione di massa. Quindi, concluso il quadro storico e l'evoluzione stilistica, soprattutto l'abbandono di un contesto di storytelling, di ambientazione all'interno di dettaglio, all'interno della costruzione del manifesto cinematografico e ad uno sfondo monocromatico e all'imporsi del volto, passiamo all'analisi semiocompositiva. In questa prima parte ho deciso di scegliere tre tipologie che oggi sono quelle maggiormente utilizzate, che tutti noi abbiamo visto, se non su una piattaforma on demand, davanti a un cinema o anche soltanto come pubblicità, come ADV sui principali social network. Queste tre diverse tipologie fanno parte di una vera e propria campagna pubblicitaria, perché oggi un film viene promosso tramite il suo manifesto attraverso diversi step che vanno a creare il cosiddetto hype che tanto amiamo in questi anni. Il primo che vi presento è l'advance poster, che esce molti mesi prima dell'uscita ufficiale del film. Infatti si caratterizza da un design molto molto pulito, pochissimi elementi che danno già delle risposte. In questo caso ho messo molti film di cui si conosce comunque già la storia. It, sappiamo benissimo che il palloncino rosso di It ripercorre i nostri incubi peggiori. Abbiamo Batman versus Superman. Sono elementi grafici che ci danno delle informazioni, ma non troppo, perché appunto deve iniziare a creare questa attesa, no? per l'uscita del film. Ciò che risulta interessante in questo poster è che torniamo al primissimo utilizzo dei manifesti cinematografici, ovvero non esiste il nome dell'attore. Semplicemente non viene dato perché sempre nell'idea di creare una sorta di suspense, di creare questa attesa nel voler conoscere chi sono gli interpreti, e soprattutto viene evitato perché l'interprete comunque è un catalizzatore molto importante. La maggior parte dei consumatori cinematografici scelgono il film anche a seconda dell'attore. La seconda tipologia è il main poster o final poster, quindi l'ultimo poster che uscirà indicativamente un mese prima dell'uscita nelle sale del film, e comprende tutte le informazioni del caso. Quindi qui abbiamo i building block, le tagline che tornano, quindi le informazioni sulla casa di produzione, sulla troupe, sugli attori, il nome del regista, ovviamente il titolo del film. E come potete vedere ritorna un po' quel leitmotiv di cui vi parlavo, quindi ho una corona di volti con rappresentati tutti i protagonisti del film, solitamente vengono posti comunque secondo una gerarchia, quindi i più piccoli avranno un'importanza minore all'interno della storia rispetto a quelli più grandi, oppure semplicemente il volto in primo piano degli attori protagonisti. Arriviamo invece all'ultima tipologia, quella che sicuramente per il nostro studio risulta essere la più interessante, ovvero i character poster. Quindi è nata l'esigenza durante una campagna pubblicitaria al giorno d'oggi di creare dei manifesti cinematografici che avranno un'uscita molto cadenziale all'interno della promozione del film,
con solo ed unicamente la presentazione di uno dei personaggi del film. Questo l'abbiamo visto molto bene per Up, cioè Don't Look Up, scusatemi, su Netflix. Ogni mese indicativamente cambiava l'immagine copertina di presentazione del film sulla piattaforma a seconda dell'attore. E anche perché questo genere di locandine viene solitamente utilizzato quando abbiamo un film, un cast all star, quindi tutti gli interpreti hanno una determinata fama all'interno del nostro contesto sociale. E in questo caso appunto ritroviamo ancora di più la standardizzazione di cui vi parlavo, quindi veramente uno sfondo monocromatico, il volto dell'attore in primo piano, circondato da pochissime informazioni che solitamente riguardano il nome del film e il nome del personaggio. Fine. Passiamo ora invece a un altro tipo di analisi che ho voluto svolgere durante la tesi per cercare di apportare maggiore completezza, perché mi sono resa conto che effettivamente è vero che oggi creiamo diverse tipologie di manifesti cinematografici per l'uscita di un solo film, ma anche prima dell'avvento del digitale, dell'avvento del manifesto fotografico si faceva per una diversa funzione, ovvero semplicemente senza il digitale non si poteva ogni volta tradurre ogni parte testuale piuttosto che ridisegnare, perché erano tutti disegnati a mano, i poster illustrati, ridisegnare a mano per ogni singolo paese la locandina di un film, e quindi ogni paese aveva un centro di distribuzione, di creazione e di distribuzione di locandine estere. E una volta ricevuta la trama, perché solitamente ricevono semplicemente la plot e il titolo e il nome degli attori, ideavano secondo il loro gusto, cioè secondo il gusto del cartellonista e il gusto del pubblico italiano, ad esempio, faccio un esempio del pubblico italiano, un manifesto per sponsorizzare, appunto, per promuovere l'uscita del film. Ed è per questo motivo che arriviamo al nostro caso studio. The Graduate, il laureato con film del 1967, sono riuscita a recuperare almeno un minimo di 5 manifesti di 5 manifesti creati per questo film, suddivisi per nazione di appartenenza. Quindi abbiamo appunto l'Italia, gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone, la Polonia, e poi invece uno dedicato al poster alternativo. La parte proprio di analisi specifica degli strumenti che ho utilizzato, ma in ogni caso ho utilizzato gli strumenti, tre livelli di significato presentati da Kress e Van Leeuwen, che mi hanno portato a questo genere di considerazioni, che c'è effettivamente una distinzione culturale molto forte, in particolar modo tra Occidente e Oriente. La raffigurazione della sensualità in Occidente viene rappresentata principalmente da delle simbologie come soltanto l'immagine della gamba o la bocca rossa o il seno, invece per quanto riguarda l'Oriente non viene rappresentata la sensualità, ma viene rappresentato semplicemente il lieto fine. Molto velocemente, la trama del film è inizialmente lui ha una storia con Mrs. Robinson, una donna di una certa età, quindi una storia extraconiugale, però poi si innamora della figlia e alla fine del film scappa con la figlia. E quindi in realtà diciamo che la figlia è il simbolo della purezza, dell'amore vero, della spensieratezza. Passo quindi alle conclusioni molto velocemente. È da più di un anno che lavoro con intelligenze artificiali e mi sono chiesta che cosa succederebbe se mettessi la trama di questo film o alcuni elementi di questa trama in un sito come This Movie Does Not Exist. Questo è un sito basato su intelligenza artificiale, tra locandine che non esistono, quindi partiranno dalla nostra descrizione e dal nostro titolo.
Quello che ho trovato anche molto interessante è che noi possiamo scegliere anche il genere, cinema, cioè, sì, il genere cinematografico che vogliamo vedere rappresentato all'interno del manifesto. Quindi ho fatto due prove, in generale una prima prova in cui ho inserito proprio i nomi ufficiali dei protagonisti, quindi Benjamin, Mrs. Robinson e Elaine, e invece la seconda in cui mi sono focalizzata solo ed unicamente sul tema della ribellione. E questi sono stati i risultati ottenuti. Oltre che a una, diciamo, risata spontanea che può uscire, posso dire che effettivamente ritorna la standardizzazione fortissima di questi ultimi tempi, quindi non viene, cioè, nonostante l'intelligenza artificiale avesse tutto il suo database per poter creare dei manifesti cinematografici a sua libera scelta, come un cartellonista di alternative movie poster, ha deciso invece di rimanere nella standardizzazione di oggi. E, ovviamente ci sono determinate criticità che portano il fatto che le mani, ad esempio, questo sappiamo essere un cliché delle intelligenze artificiali, non vengono rappresentate in modo realistico. Nel secondo caso abbiamo addirittura una deformazione del volto. Detto questo, per ritornare al focus, è indubbio che il volto rimane comunque l'agente comunicativo per eccellenza utilizzato nei manifesti cinematografici anche secondo un'intelligenza artificiale. Ultimissima cosa, così chiudo, con la ricerca computazionale. Durante la tesi abbiamo creato inizialmente un campione di 1000 immagini per allenare la macchina, in cui l'abbiamo concluso con un big database di 170.000 poster che ci è stato gentilmente fornito dalla Movie Poster DB. E abbiamo anche qua trovato appunto la presenza del volto nel 73%, quasi 74% dei manifesti cinematografici, di cui il 58% era in primo piano. Quindi rimaniamo comunque, affermiamo anche tramite una ricerca computazionale di intelligenza artificiale, che effettivamente il volto rimane tutt'oggi l'agente comunicativo per eccellenza, che nasce quindi dal 1930 fino ad oggi. E grazie.